Ciao Doria. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Barletta, buongiorno, buona domenica, oggi è 7 ottobre 2018.
sto con Enzo, ma Enzo non sta bene, lasciamolo perdere, vero Enzo? Però un bel buongiorno lo do. Sta fevicchia, Enzo, è aperto. No, ho preso un colpo d'aria. L'ho visto. Qualcuno che sa dirmi cosa prendere per un colpo d'aria? Un colpo d'aria ai reni. Cosa bisogna prendere per alleviare il dolore? Datemi un aiutino, per favore. Una passeggiata sul lungomare Pietro Mennea, Enzo. Ah, pide però ci ti fanno male i reni sa invece di... Oggi fa particolarmente caldo, una bella giornata. Enzo Nervi che dice una supposta di Uniplus. Questo è Marco, però sì. Si dice Enzo curati. No, ieri ho preso un colpo d'aria, stanotte praticamente stavo suonando in un posto dove arrivava corrente proprio dietro le spalle, sudato apposta, mi ha fatto un ciambut stamattina. Ecco perché, altro che ricchezza, altro che assalout o primo post, assalout. The best. Terapia d'urto, che vuol dire Marco terapia d'urto? Fatti un bagno di 5 stelle. È vero Marco, si fa un bagno di 5 stelle, così si riprende. Vai. Comunque ha dato una sua diagnosi il signor Marco. Dice Michele Jacopo, io sto come te Enzo. Bravo, questo dice sempre. Marco, noi crediamo nel tuo credo, però devi credere anche nel nostro credo. Quindi un bagno stellare. Capito Marco? E il problema è che noi rispettiamo, sono gli altri che non rispettano i propri ranghi. Quello è il problema. Non dico a te, purtroppo c'è gente che non rispetta l'orticello suo. E vabbè, questa è una cosa ormai. No, la cosa che mi capita, ad esempio, quando siamo in campagna elettorale, che ognuno prepara le proprie strategie per vincere, no? Però non si fa mai nome. Per aiutare, per far star meglio il cittadino, no, si parla delle strategie di come vincere e non di come far star bene il cittadino. Questa è la cosa che mi dà molto fastidio e che viene spesso trascurata dai politici. No, ma tutti, cioè il problema è proprio quello, che quando si parla di campagna elettorale siamo tutti amici, siamo tutti fratelli, sorelle, cristiani che tu non saluti mai. Ogni riferimento è puramente casuale, sì, non stiamo parlando del signor Marco, perché devi vedere chi ti saluta 3.000 volte al giorno e poi non esce e non ti saluta più. Vedere, Paolo. E quelle sono le persone più. Noi siamo sindaci nel nostro metro quadro. Ma non pensi che è un metro quadro, Marco? Il problema è che noi col megafono non andiamo solamente nella campagna elettorale a dire i problemi della città, andiamo 365 giorni. È quello che non capite voi, che noi non facciamo politica solo nella no, non voi, è quello che non capiscono tutti. Io quando parlo del voi parlo di tutti, cioè. Che ci danno che noi dobbiamo fare politica, dobbiamo fare la politica. Noi siamo stati coerenti. No, questa è la nostra politica, quella di scendere in piazza e di metterci la faccia e anche le braccia certe volte e tutto il resto. Perché tutti i partiti per prendere voti, quello andava là, quell'altro andava là. E poi, ciao, e fanno auto a campagna elettorale.
E questa è la cosa che non mi piace dei politici a me. Ognuno che approfitta di situazioni per apparire, per farsi pubblicità, perché negli ultimi tempi i social hanno capito che fa anche questo. Il problema è che Barletta Arrest, lo dico una volta per tutte, Barletta Arrest viene, il problema di Barletta Arrest, che per la gente siamo, come dire, timbrati, etichettati in un certo modo. Però 37.000 persone che ci seguono, non penso che sa 30... bisogna etichettare un'intera città. Ecco, bravo. Che poi il barlettano in sé per sé, Enzo, il barlettano in sé per sé è così. Allora, mi capita che alle feste, quando suono, c'è il cosiddetto, la cosiddetta persona normale, che li vai a salutare quando hai finito di ti ringraziano, magari se c'è, che so, hanno fatto una confettura di dolci, eccetera eccetera, tieni Enzo, portati il, e avverti lo stato d'animo, non lo stato d'animo, l'animo nobile di queste persone cosiddette operaie. E poi mi capita anche di suonare in posti dove il benessere abbonda e come, a stento ti danno la mano con due dita, proprio, cioè, a me non interessa sta gente, a me interessa la gente, quella vera, quella che non si mette lo scudo davanti e fa fare la guerra agli altri. A me interessa la gente, quella umile, è quella che mi fa star bene. È un po' questo lo spirito che incarna Barletta Arrest. Tu credi nei detti? E i detti, Lello, sono stati detti, appunto. E udite detti, da questo po' ritti, nemmeno me ustuzzari. Quindi smettiamola di... Giù la maschera, per favore. Giù le maschere. Anche perché chi critica sempre... o poi, Marco, non è che... Stiamo parlando di Superscast, ma... Non è mirato assolutamente, a te, Marco. È generico, infatti. Giuro su mia figlia, cioè non ne parlare proprio, Vabbè. Penso che Marco, no, vabbè, ancora, è così ancora, intelligente, che l'abbia non capito, è, no? È una cosa che noi ci abbiamo in corpo da tanto tempo. Allora, perché siccome stavamo parlando di Marco, allora ancora pensavo facevi credere nei titoli. No, Marco, tu Marco. Continua a darmi le nozioni per la salute, Marco. Che il rain, che mi fanno male, che ci ha fatto che mo. E niente, dicevo, questa è la cosa. La cosa è bella di noi, che noi lo facciamo veramente, ecco, dice Marco, siate voi stessi. Infatti, bravo, ma lo dà la parola, noi siamo... L'altra parola non la dico, però ciao. Detto frica e fregati. Ah, no, è bello, ma non lo fraccamo, come ho fatto, non ci fraccamo niente, non lo fraccamo solamente se la lauda per sotto è del capo Paolo. Perché è la verità, cioè, Se noi immaginiamo che Barletta Arrest e poi ne avete un atto che avete una sede, cioè, che ogni mese si paga un fitto, la luce, benzina, internet. E la cosa bella è che tra noi ci furono dei detrattori iniziali, cioè voglio dire quando prese corpo la pagina di Barletta Arrest, che una volta arrivato a qualche migliaia cominciano a dire questa pagina non arriva a più di 5.000. Poi si allungò il pensiero, non più di 10.000, non più di 15.000. Perché Barletta, poi una volta che hanno preso gli anziani, oh, ma ruota a 37.000, ragazzi, 37.000 persone, mettiteli una volta, vedete quando sa. Però siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. E io spero tanto, come Lello il Rosso, non come Enzo Delvi, come Barletta Arrest, perché sta Enzo, io come Lello il Rosso spero di non deludervi mai. Perché io, Lello il Rosso, si assume le proprie responsabilità di quello che fa, e di quello che dice, e di quello che fa per la città. Perché diciamolo pure, Enzo, grazie a Barletta Arrest si è smosso un po'.
l'etichetta dell'orgoglio barlettano, perché molta gente si è smosso un po' il fatto che, cioè, si è fatta luce sul fatto che eravamo molto incivili. Riesci a fare che è? Sì, ma vediamo che usiamo ancora un po' di lunga accusa. Capito? Quindi si è smosso il fatto che c'era troppa inciviltà e in pochi se ne accorgevano, quasi era la normalità. È quello, 37 intelligenti. Ciao Lello, dove fai come mi paghi? Dove fra qua? Anna, a te e tuo marito quello che volete. Andoste, Gigi. E allora, ma qua abbiamo quasi finito il buongiorno, amore, perché Enzo deve andare a suonare. E sto in ritardo. Ma deve andare a suonare nel negozio, giù al negozio, come la Friends. È bello che i fotografi ora si fanno tutti i self. Ah, fate il calore, eh? Bravo Lello. Dovremmo postare tutti i lavori che si fanno. No, ma io oggi vi voglio fare vedere che Barletta è diventata anche New York. Possiamo farla vedere, Enzo? Sì. Visto che si sa. Voglio salutare il presidente della Juventus Club Barletta, nostro grande Gino Zagaria, che spero che faccia vincere questa Champions alla Juve. Ah, vedi che bello. Comunque dai, hanno sistemato. I fiori, ecco. Bellissimo, Enzo, vedete? Qui stiamo a Barletta, New York. Oh, allora, qualche buona persona, invece di mettere immondizie, perché buttavano immondizie, hanno pensato di mettere questa cosa invece di fare immondizia. È bellissima. Anche se io dissi a chi la visse, metti Pietro Mennea, e era più. Quando è Pietro Mennea? E infatti. Ecco, siamo tornati, ragazzi, scusate. Non vi lasciamo mai senza salutare. Purtroppo, ragazzi, ci sono zone che veramente è tabù per la 3, eh? È proprio tabù. Torneremo in Serie B. Il Barletta, Nicola Ciniero, bravo Nicola Ciniero, bravo Nicola Ciniero, tifoso di Barletta. E per dedicarti questa, ne? Barletta la porta a sé. Beh, con questo noi vi vogliamo salutare, vi vogliamo dire domenica, buone braciole, mangiate la braciole, che bella.